Da qualche mese non è più gratuito, l'AIFA lo ha declassato nella fascia C, ma è un farmaco che viene utilizzato anche da moltissime donne in menopausa. Ecco, che cosa diciamo si può fare? Certamente approfondire la problematica, perché insomma non abbiamo detto attraverso la mozione, ma attraverso anche altri strumenti legislativi vogliamo cercare di occuparci del problema e di portare sul tavolo soluzioni. Quindi le eventuali criticità che possono nascere da scelte che magari non tengono nel dovuto conto l'aspetto legato a questa specifica problematica meritano di essere esaminate e individuate delle soluzioni. Un'ultima domanda, molti hanno ritenuto anche che diciamo, sia stato un gesto del governo contro la comunità transessuale, dopo anche le ispezioni che ci sono state al Careggi per la disforia di genere, cosa replica? No, no, non, siamo molto lontani da ipotesi di questo tipo, tanto più addirittura immaginare dei meccanismi di, come dire, di rivalsa o comunque ostili a qualcuno. Al contrario, il tema della salute è un tema veramente importante, sulle quali ci sono sensibilità comuni, sulle quali spesso c'è un approccio che è trasversale, perché la salute è bipartisan. Quindi io escludo problematiche di quel tipo, penso che siano più frutto di strumentalizzazioni che di realtà.